Il corpo di Liliana Resinovic è pronto a rivelare nuovi dettagli sulla sua morte. Dopo l'estumulazione della salma avvenuta ieri mattina al cimitero Sant'Anna di Trieste, il feretro incastonato in una bara in ghisa è stato caricato a bordo di un furgone delle onoranze funebri e poi trasferito direttamente a Milano. L'ultimo viaggio verso la verità di Liliana Resinovic si conclude qui, all'Istituto di Medicina Legale di Milano, dove domani, a partire da mezzogiorno, inizierà l'autopsia bis. Nel capoluogo lombardo la salma è arrivata nel pomeriggio di ieri. Domattina i resti di Liliana saranno sottoposti ad un accertamento tecnico non ripetibile, quindi oltre al collegio di consulenti nominati dalla Procura di Trieste e coordinati dall'antropologa forense Cristina Cattaneo, prenderanno parte alle operazioni anche i consulenti delle parti offese, quelli nominati da Sebastiano, il marito di Liliana, e i consulenti nominati dai familiari di Lilli, dal fratello Sergio e dalla cugina Silvia. Il pool di esperti avrà 90 giorni di tempo per depositare la nuova perizia medico-legale, che a questo punto diverrà fondamentale per dare risposte ad una morte che cela ancora tanti dubbi e interrogativi. La prima autopsia parlava di una morte sopraggiunta tra le 48 e le 60 ore prima del suo ritrovamento, avvenuto il 5 gennaio 2022 nell'ex boschetto psichiatrico di Trieste. Ma soprattutto la professoressa Cattaneo dovrà risalire alla natura di quei lividi presenti in maniera evidente sul volto della 63enne.